Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Sto registrando con il nuovo telefono, quindi fatemi sapere se si vede bene e se si sente bene più che altro. Ora c'è anche il gatto che sta muovendo tutto. Cercherò di guardare il più possibile la telecamera, ma io non sono più abituata a guardare la mia anteprima, quindi mi viene naturale di guardarmi in anteprima. E non guardare voi, comunque mi scuso per questo. Questo è il video dell'aggiornamento progetto smaltimento make-up. Vedo dall'anteprima che accende molto di più i colori, però mi sembra che si riesca a vedere bene. Comunque, vi volevo far vedere che cosa ho terminato e a che punto sono degli altri prodotti. Allora, ho terminato tre cose. La prima è una pastello labbra di Neve Cosmetics, cioè Olivia che sta facendo un casino, ecco, di Neve Cosmetics, teatro mi sembra, che è quella che indosso adesso. È diventata piccolissima e io non riesco più né a metterlo, cioè non riesco a metterlo bene, ecco, e quindi la considero assolutamente terminata. Ho terminato poi due matitoni labbra di Puro Bio. Erano quelli nell'edizione limitata natalizia, erano tre, ne ho terminati due, me ne è rimasto uno solo che è questo qua che ha la colorazione di mezzo, diciamo. Ho finito quella più chiara e quella più scura. Questa qua di mezzo non l'ho mai utilizzata, quindi niente, la ripongo perché ho finito. Allora, questa qua chiara che come vedete c'ha la punta dentro, la mina che si è proprio tipo strutta, comunque non ce n'è più. L'ho utilizzato più che altro come blush perché questo colore mi andava proprio a cancellare le labbra. Quest'altro colore, che è quello più scuro, non riesco neanche a toglierlo da dentro il tappo. Comunque, vabbè, è come quello, è proprio svuotato. L'ho utilizzato sulle labbra, mi andava leggermente a uniformare appunto le labbra, ma non mi piacciono questi matitoni. Nell'ultimo video aggiornamento avevo detto che cercavo assolutamente in tutti i modi di terminarli, altrimenti li avrei buttati. Sono stata brava perché ne ho terminati due su tre, sono stata bravissima. Il terzo mi do l'ultimo mese veramente di prova e poi se no lo getto perché non li sopporto. Poi sono a buon punto, quasi terminato il correttore, questo qua della Essence di un'edizione limitata natalizia. Non so se riesce a mettere a fuoco, se non mette a fuoco non ne ho idea. Va bene, comunque questo tanto non si trova più. Era fatto così in stick e mi manca solo questo. Mi piace tantissimo perché è del mio colore della pelle, quindi va benissimo per quando sono chiara e ha una parte idratante, quindi non va a seccare, non si infila nelle pieghe, è un molto uniformante, copre ma non è. Ecco, se avete dei problemi da coprire, questo non fa per voi, però per me va benissimo, mi piace tantissimo e quando terminerà sarò un po' nella merda, perché non so che cosa utilizzare, perché questo era proprio perfetto per me. Continuo a utilizzare il blush che, guardate, mi è venuto a noia, non ne posso più, questo qua di Wet n Wild, io utilizzo quasi sempre questo. Ho preso ultimamente a utilizzare un altro della Essence che vi ho mostrato nei preferiti del periodo, vi lascio il link tra le schede, perché un pochino volevo cambiare, però ecco, sono qua, il buco si ingrandisce piano piano, ma non c'è una fine a questo coso. Mi piace molto, ma mi sta venendo veramente un po' sulle scatole. Poi, mai utilizzata forse una o due volte questa terra della Yves Rocher, perché è troppo scura. Io pensavo di utilizzarla con l'estate, ma sono andata al mare due volte, quindi non ho praticamente preso abbronzatura e di conseguenza questo non l'ho praticamente mai utilizzato. Stesso discorso per il correttore, questo qua Sebo Vegetal di Yves Rocher, un ottimo correttore, però appunto per me è un po' scuro e quindi anche questo ho provato a utilizzarlo. Ma non va bene come colorazione. Ho utilizzato molte volte questo qua che è il mascara di Pupavamp. Ho praticamente utilizzato quasi sempre questo. Mi piace, l'unica cosa è che va a sporcare tutta la confezione e di conseguenza mi sporco le mani, sporco il beauty, però a parte questo mi piace molto come mascara. Quasi finito questo qua che è l'Instant Matte della Essence. Mi piace non tanto perché non fa durare di più il
il trucco, secondo me, però riesce comunque a mattificare abbastanza la pelle, non a lungo, però per il prezzo che ha può andare bene e niente, penso di essere tipo qua, quindi insomma è sul finire, anche di questo mi sono un po' messa d'impegno. Poi vediamo un po', la cipria, questa qua di Alverde, l'ho utilizzata poche volte, ma non si vede, ecco, la differenza. Cioè, il gatto sta facendo un casino che non ve ne rendete conto. Aia, non so come fare, mi sta mordendo perché vuole giocare. Ma io tutto il giorno che gioco con questo gatto, aspettate un secondo. Allora, vi dicevo, non me lo ricordo più cosa vi dicevo, comunque cipria utilizzata poche volte, quindi la differenza non si vede, è una cipria che mi fa diventare un po' marroncina, a volte giallina, e quindi a seconda di che fondotinta uso non posso utilizzarla e l'ho utilizzata per mattificare il viso quando non sono truccata, cioè non ho il fondotinta. Poi ho utilizzato tantissimo l'illuminante, questo qua della Essence in un'edizione limitata, ma anche di questo non si vede differenza. Questo non lo finirò mai probabilmente. Poi ho utilizzato la matita nera, questa qua di Benecos, che ops, è sempre più piccola, ma anche questa non si consuma mai. Ho utilizzato molte volte anche la matita, questa qua per le labbra di La Vera, questa sono anche di questa sono a buon punto. E mi piace perché la utilizzo sotto tutti i rossetti perché è del colore delle mie labbra, quindi è perfetta. Credo che la riacquisterò. Per quanto riguarda l'ombretto, questo qua di Kiko, che è un cream to powder, questo è il numero 11, sono qua, che sembra tantissimo, in effetti lo è, però ecco, forse dal lato si può vedere un po' di più. È abbastanza scavato, lo utilizzo non tantissimo, però comunque cerco di utilizzarlo il più possibile. Anche questo qua di Kiko, che è sempre un ombretto, ho utilizzato qualche volta, ma niente di che. E diciamo che gli altri prodotti rimasti, allora vediamo, il rossetto questo di MAC mai messo, quindi è inutile che ve lo faccia vedere. Ho utilizzato qualche volta anche queste due pastello di neve, vino e sfilata, ma utilizzate poche perché mi sono soffermata su quelle tre matite. E appunto, anche per quanto riguarda questi altri due rossetti in stick, Avril e Neobio, utilizzati poche volte, e anche lucida labbra bene, questo uguale poche volte, perché appunto mi sono concentrata su quei rossetti lì, su quelle matitoni lì, e non ne posso più. Puro bio matitone, anche questo stesso discorso. Poi ho il primer per gli occhi, utilizzato ma poche volte perché non sono abituata, ecco, a mettere i primer. Ed infine il correttore in stick di Puro Bio, che a me in matitone, non in stick, che a me piace molto, però avendo utilizzato nell'ultimo periodo quello di Essence, mi piace molto di più quello di Essence e questo non l'ho mai utilizzato. Quindi io credo che per il mese prossimo cercherò assolutamente in tutti i modi di terminare questo matitone qua, anche perché ce l'ho da tanto tempo e vorrei sinceramente levarmelo dalle scatole e mi vorrei concentrare anche sul resto dei prodotti labbra, che ne ho messi un po' perché a me piace molto mettermi il rossetto. A volte, tipo ora, io ho un pochino di blush e il rossetto e basta. Quindi ecco, mi piace sempre avere le labbra colorate e avere sempre i soliti colori, i soliti prodotti davanti agli occhi. Non mi piace, cioè dopo un po' mi stufano, ecco, questi colori. Però anche se appunto ho cercato di metterne un po' di più in modo da poter variare e quindi credo che questo mese mi dedicherò a questi prodotti qua per le labbra e a finire anche questa perché sono a buon punto e quindi niente, vorrei appunto terminarla. Fatemi sapere voi che cosa avete finito di make up o se avete qualche prodotto da consigliarmi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!